Un altro strumento che si trova abbastanza comunemente sono le maracas, quindi un manico, un involucro, e al cui interno ci sono però dei semi di sassolini che si muovono all'interno. Questo strumento ha origini molto antiche, è uno strumento quindi a scuotimento. E lo troviamo anche questo nelle culture latinoamericane, Cuba, ma anche nel Venezuela, per esempio. E sono strumenti che possono raggiungere un grado di virtuosismo inatteso. Da considerare un paio di cose importanti. Normalmente è difficile ottenere come dire, un suono preciso perché nel movimento i sassolini tendono a vagare all'interno del suo involucro. E quindi, se abbiamo un movimento troppo morbido, succede questo. E comunque è largamente impiegato. Però, se noi volessimo ottenere un suono più definito, abbiamo bisogno di dare un movimento più deciso e secco. Strumenti simili, anche questi provenienti dal Camerun, dall'Africa, sono i cosiddetti afuché, simili alle maracas, ma più morbide e più delicate. Si possono ottenere due tipi di suono, uno scuotendolo di lato, oppure scuotendolo in modo che i semini all'interno battano contro questa superficie di legno o di cuoio. Un altro strumento a scuotimento, per esempio, è comunemente chiamato shaker, cioè dall'inglese shake, scuotere. Ma in lingua portoghese questo strumento prende il nome di chocaio perché è uno strumento tipico della danza, di una delle danze più conosciute, che si chiama samba. Questa proprio costituisce la base del samba. Anche come vedete, anche questo è uno strumento a scuotimento, però lo scuotimento avviene spostandolo in maniera orizzontale e variando l'intensità e l'ampiezza del movimento. Cioè, se io voglio fare dei suoni uguali, farò dei movimenti uguali, che possono essere forte o piano, a seconda delle esigenze. Se io infatti alterno questi due movimenti, uno forte e uno piano, ottengo questo ritmo caratteristico. Questo suono caratteristico del samba.